Vincenzo, finalmente questa mostra della Casazza 2017 di quest'anno, quanti scatti hai realizzato per realizzare questa mostra? Allora, sono 40 stampe, sono delle immagini fatte durante le pause delle varie scene e venivano realizzate in vari scorci, comunque non proprio nel set dove recitavano gli attori, e utilizzando vari scorci abbiamo realizzato questi ritratti e abbiamo portato queste 40 stampe in bianco e nero. Come mai hai utilizzato il bianco e nero? Abbiamo utilizzato il bianco e nero per vari motivi, intanto per lasciare proprio la realtà degli scorci nicosiani, e nello stesso tempo il bianco e nero aiuta tantissimo a neutralizzare i colori e rendere anche tutto molto 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 antico, quindi è quello che volevamo realizzare. E sul ritratto comunque in bianco e nero va molto bene. Io non saprei quale scatto scegliere perché sono tutti bellissimi, complimenti per quello che hai fatto. Tu sei legato a qualche scatto in particolare di questi? Allora, a me piace di più l'immagine questa, te la posso vedere? Allora, questo è lo scatto a cui sei più legato? Sì. A me piace tantissimo sia per la composizione della fotografia, ma anche per lo sguardo che è venuto veramente lui in quel momento. Io gli ho chiesto soltanto, mi fai un'espressione forte della recita, comunque del copione, e non hanno fatto altro, ho fatto tanto click e lui è uscito. Questo ricordiamo chi è innanzitutto, perché forse qualcuno non ha visto la Casazza. Questo era il Caifa. Il Caifa è l'avvocato Danilo Spitaleri. Ok, perfetto, sono Spitaleri, è stato poco brevissimo, perché io gli ho chiesto tanto, mi fai uno sguardo della tua parte, io ero lì, l'ho immortalato. Benissimo, ricordiamo fino a quando sarà aperta questa mostra? Sarà aperta fino al giorno 16 sera, presso i locali ex Negozio Riggio, in via Fratelli Testa. Ringraziamo l'amministrazione comunale per averci dato l'opportunità di realizzare questa mostra, alla disponibilità di tutti i miei ragazzi, a Paolo Lavigna che mi ha dato una mano ad allestire, comunque ha avuto un grande aiuto da tutti i miei amici, quindi ringrazio tutti quelli che verranno a visitarla. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Allora, ad una settimana esatta dalla Casazza c'è questa mostra di Vincenzo Ingrassia con questa quarantina di scatti fatti in bianco e nero. Che impressione hai avuto di questa mostra? Intanto, in primis, voglio ringraziare Vincenzo proprio per la realizzazione di questi scatti d'autore, perché comunque sono degli scatti bellissimi e vi invito tutti proprio a venirli a vedere qui in questa 3 giorni. Il richiamo alla 3 giorni sono proprio i 3 giorni della Casazza. Proprio una settimana fa, alle ore 16, iniziava il primo spettacolo della Casazza. Questo è uno degli eventi che inizieremo per non dimenticare questo evento importantissimo, che per noi è orgoglio nicosiano, che si è ripetuto per 3 giorni, quindi anche durante il periodo estivo ci possiamo aspettare o no, Paolo, delle sorprese che ci daranno poi le novità per la Casazza 2018. Questa sarà una attenzione, una premura che l'amministrazione comunale presenterà a tutto il paese, non solo, perché ci sono delle belle cose che si stanno preparando. Quella della Casazza credo che sia stata l'inizio di un lungo periodo e intenso per Nicosia. Io ci tenevo intanto a ringraziare Ivan come rappresentante dell'amministrazione comunale, perché credo che l'impegno che hanno dimostrato in questo genere di attività è importante. E questo è l'esatto esempio di quello che Nicosia può fare, può offrire in questo particolare periodo, in questo particolare momento che è difficile. Questa non è una galleria d'arte, è la casa di un privato, di Concetta Riggio e della famiglia Riggio, che comunque certo, ce lo ha dato in utilizzo. È la seconda mostra che viene fatta qua dentro ed è un esatto esempio di come tutto quello che abbiamo a Nicosia in qualche modo può ritornare utile, può essere utile, può essere rigenerato, ricreato e ricostruito per altre attività. Questa non è una galleria, è un negozio, è stato riaperto, ripulito, ed è l'esatto esempio come l'arte e la cultura possono dare sollievo e aiuto a una città, e questo è l'impegno che credo che abbiamo da un rilancio culturale e turistico della nostra città. Cosa ci riserva il futuro? Che cosa c'hai in mente? Vediamo la tua mente che cosa genererà stavolta. Allora ci sono dei progetti, una delle tante cose che si spera e che sicuramente metteremo in atto
è quella di poter far diventare Nicosia un grande laboratorio anche attraverso l'arte, e dato che abbiamo tantissimi artisti a Nicosia che si sono sempre premurati nel momento in cui sono stati chiamati, sarebbe bello poter dare a loro anche uno spazio, un posto dove poter esprimere la loro arte e poterla fare vedere agli altri. Questo secondo me è una delle prime cose che si possono fare proprio per ridare vita, nuova vita a questi locali che sono rimasti chiusi. Questo è sicuramente un buon passo avanti. Benissimo, allora vi seguiremo nei prossimi mesi, vediamo. Ottimo.